Questo Natale cambia musica. Per il regalo perfetto, lasciati ispirare dalle nuove collezioni delle migliori marche di gioielli ed orologi. Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Buongiorno Jab TV e buongiorno Voghera. Siamo qui per, possiamo dire, gli auguri di Natale di Voghera E, cioè per presentare una serie di iniziative che abbiamo pensato insieme a tanti amici per festeggiare il Natale, il Capodanno e la Befana. Quindi c'è un percorso intenso che unisce cultura e divertimento, molto divertente, molto coinvolgente per la città, proprio si svolge negli spazi cittadini, è per noi la seconda puntata, nel senso che l'anno scorso è stata una delle nostre primissime attività, proprio appena, con l'associazione appena nata, la Corsa dei Babbi Natale. La Corsa dei Babbi Natale è una corsa molto classica da diversi anni in tutta Italia, praticamente in molte città d'Italia. A Pavia sono diversi anni che viene organizzata dall'Atletica Pavese, da appunto Gianni Tempesta, che è factotum di Atletica Pavese, nonché presidente della volontariata, della consulta del volontariato adesso a Voghera. Da 2 anni la proposta, noi come associazione, supportata dai miei soci, abbiamo aderito subito. Un'iniziativa molto carina, perché appunto ci si veste tutti da Babbo Natale o quantomeno col cappello, si corre per la città coinvolgendo gente, la quota di iscrizione di 2 euro verrà totalmente devoluta per beneficenza, per cui uniamo le cose, intanto si smaltisce un po' i panettoni del Natale visto che è il 26. Un aspetto un po' più generale che riguarda la corsa di Babbi Natale è, rappresenta un po' la poliedricità dell'associazione, che si muove su più piani per coinvolgere e muovere le persone ad incontrarsi. Lo scopo è questo, noi crediamo fermamente sul fatto che incontrarsi fisicamente per luoghi comuni, per interessi comuni, sia fondamentale e vinca la diffidenza e rafforzi il nostro modo di vivere la nostra società. È uno delle, il fatto di vivere il territorio e di valorizzare il territorio per noi vuol dire, per prima cosa, valorizzare le persone che vivono e quindi le attività che svolgono insieme e volontariamente. La terza iniziativa è ultima del 2016, quindi sarà anche il giorno degli auguri per l'anno nuovo. È un'esperienza davvero nuova per Voghera, comunque alle sue battute di partenza, diciamo. Si tratta del Book Crossing, che la nostra amica ora ci illustrerà, individuando anche i luoghi in cui è possibile praticarlo. Quindi è un altro modo di vivere la città per gli amanti dei libri. Questa iniziativa del Book Crossing va a voler stimolare le persone, in modo particolare io so che ci sono altri book crosser per Voghera e altrove, a portare i loro libri, a fare in modo che possano essere diffusi per la città. Ma non è solo questo, in quell'occasione ci sarà un reading di libere letture a cura di Manuela Torti, un'attrice amica di Libri Liberi, e regaleremo anche libri al buio, nel senso che i libri saranno incartati e pescati liberamente dai partecipanti, e poi porteremo in giro altri libri e li semineremo per Voghera. Un'occasione particolare per riuscire a fare anche del bene in questa fase è quella di poter donare quello che si potrà, e queste donazioni verranno inviate poi a un amico che si sta occupando di ragazzi in disagio sociale attraverso l'iscrizione e la creazione di una squadra a calcetto a 5. In questo modo i ragazzi verranno tolti dalla strada
e si farà in modo, si tenterà di fare in modo che loro possano avere un futuro. Per questo noi abbiamo voluto intitolare questo evento Libri Liberi, per dare un calcio al futuro. Quindi io vi aspetto per dare tanti calci. Quindi calcio nel senso di spinta in avanti. Certo, quindi. Calcio nel senso di spinta in avanti, in modo positivo, ecco, questo sì. Il 2017 si aprirà con un'iniziativa rivolta ai più piccoli e in uno spazio nuovo per la nostra città, uno spazio che abbiamo conosciuto di recente, ma ci siamo subito piaciuti reciprocamente, perché il nostro intento è quello di far vivere meglio i vogheresi nella loro città, e le amiche della libreria Incanto lo fanno dedicandosi ai più piccoli. Abbiamo cercato di unire esperienze diverse. Loro aveva colpito, quando sono andata a trovarle la prima volta, un dipinto del Piccolo Principe alle pareti, che è un po' il loro punto di riferimento, e mi è sembrato carino fare un incontro dedicato a quest'opera, ma anche alla sua versione in dialetto vogherese recentemente pubblicata da Angelo Vicini. Allora, Angelo non è con noi perché è a fare il nonno in Nuova Zelanda, però siccome porto lo stesso cognome, sono sua cugina e parlo bene in dialetto, penso che potrò per questa volta fare una supplenza e leggere una parte di Piccolo Principe in dialetto mentre loro lo leggeranno in italiano. Però mi sembra anche, e poi vabbè, naturalmente seguirà la merenda della Befana per tutti i bambini, mi sembra però molto interessante e importante che si sappia anche cos'è questo Incanto, perché è uno spazio davvero nuovo per la nostra città, che va un po' oltre lo schema classico della libreria per bambini. La nostra è una libreria per bambini, ma anche per ragazzi fino ai 13-14 anni, però sono ovviamente benvenuti anche tutti gli adulti. La particolarità è che non è una semplice libreria, ma all'interno vi è anche un angolo ostetrico. Io sono un'ostetrica e quindi all'interno si tengono anche corsi che riguardano la mia professione, massaggio infantile, massaggio anche nelle scuole, e poi tutti i corsi che riguardano ovviamente l'ostetricia e la donna a 360 gradi. Noi abbiamo all'interno anche il Baby Pit Stop, che è un angolo dedicato alla mamma e al bambino, e ci preme ovviamente che le donne che devono allattare e cambiare il pannolino al proprio bambino possano farlo in tranquillità e con la dovuta privacy. È molto bello secondo me, perché ha più bambini, magari è in difficoltà a portare un bambino più grande in libreria se ha un neonato da gestire. Ecco, in questo modo si trova uno spazio per entrambi, uno spazio che è di gioco, di lettura, ma anche di accudimento e appunto allattamento, eccetera. Ecco, devo dire che è un luogo in cui ci si sente veramente a proprio agio. Quindi invitiamo davvero i vogheresi, anche solo per curiosità, a visitare questo luogo che si chiama giustamente Incanto.